Vediamo. Ok, mi dovreste sentire. Vedere col telefono. Se sta funzionando. Allora, sembra che stia trasmettendo. Allora, aspettiamo che torni un po' di gente. Nel frattempo tengo il telefono a fianco per verificare che sia tutto a posto, per questo si sente l'eco. Ragazzi, scrivete in chat per favore. Provate a scrivere in chat. Perché io non so perché non vedo la chat, o meglio, la posso leggere dal telefono. La posso leggere dal telefono, però non la. Abbasso il volume, non lo so. Proviamo con se a parte funziona. No, adesso sta dando qualche problema. Sì, l'eco è normale perché nel frattempo la sto guardando dal telefono per verificare che funzioni tutto. Adesso abbasso il volume al minimo in modo da limitare l'eco, però non mi serve perché qui, come potete vedere, sopra dice che sta trasmettendo, qui a fianco mi dà la diretta offline. E io da qua non posso leggere la chat mentre dal telefono, sì. Allora, nel dubbio, facciamo che nell'attesa rifaccio partire la musica. Così almeno abbiamo qualcosa da sentire. Nel frattempo aspetto, come sempre, riscontri in chat. Allora, io avrei qualcosa da dire, il problema è che se non parte il video, non parte l'audio. Ehi, salve a tutti. Ma quando è che facciamo mettere la fibra ottica qua a Chiauci? Che per leggere la chat devo andare dal telefono, qui come vedete si è bloccato tutto. Allora, voi mi vedete, mi sentite, sentite la musica? Che ragazzi, se mi vedete e mi sentite, scrivetelo in chat perché iniziamo, che siamo già con molto ritardo a causa dei problemi tecnici.
Io devo guardare in basso ogni 10 secondi perché è l'unico modo che ho per interagire, per vedere la chat e leggerla dal telefono. Musica, ok. Il volume anche va bene, devo alzarlo, abbassarlo, va bene così. Ripeto, se va bene iniziamo e andiamo avanti. Ehi, che bello, si è buggato anche il cursore. L'audio va bene, se ne riuscite a vedere e a sentire possiamo andare avanti allora. L'audio va bene, sì. Ok. Va tutto bene, abbassa solo poco poco la musica. Detto fatto. Va meglio? Ok, considerando questa cosa del delay, direi che nonostante tutto possiamo iniziare. Praticamente voi mi sentite e mi vedete con 2 minuti di ritardo. Quindi abbiate un po' di pazienza se c'è da alzare, abbassare la musica o regolare. Perfetto, Sully mi dice vai, tutto ok, fai partì tutto. Grande Sully. Allora, direi che possiamo iniziare con l'argomento principale del video. Ok, come potete vedere, quelli che ci seguono dalla pagina Facebook hanno partecipato a questo sondaggio la settimana scorsa e noi abbiamo più video in programma e in particolare volevamo far scegliere a voi quale sarebbe stato il prossimo ad essere caricato sul canale. Le due opzioni sono Few News, che è la nostra rubrica di informazione e approfondimento, come dice sul sondaggio, è l'ultima serie di video che abbiamo iniziato e abbiamo già diciamo iniziato a individuare una serie di argomenti di cui parlare, sia relativi a internet, ma sia relativi al Molise. Allora, distorsione spazio-tempo dal Molise, dice Oscar 99. Direi che ha più che ragione, qui la connessione non esiste. Ok, vai pure. Ragazzi, voi state vedendo la schermata del sondaggio finita in pareggio, giusto? Confermatemelo dalla chat, perché penso ci sia. Ok, sì, si dovrebbe. Almeno io dal telefono la sto vedendo. Io non mi posso sentire, quindi continuate a darmi riscontri dalla chat. Ok. Quindi una delle opzioni, come vi ho appena detto, era quella di fare un'altra puntata subito, un'altra puntata di Few News. La seconda opzione era quella di creare un montaggio con diciamo i momenti migliori dei video del vecchio canale. Come voi sapete, il vecchio canale è stato eliminato, però i video non sono andati del tutto persi, perché una volta che una cosa viene caricata su internet, non, è praticamente impossibile cancellarla.
Questa è la prima regola di internet e quindi noi abbiamo ancora a disposizione molti dei nostri video e quelli di Kyaushi Rewind sarebbe un montaggio appunto con le parti migliori di questi video. Come potete vedere, il sondaggio della settimana scorsa è finito in parità e come vedete dal titolo della live, noi vorremmo fare un sorteggio per decidere quale di questi due video pubblicare per primo. Confermate che mi state sentendo, leggo di sì dalla chat. Qui sembra che si stia aggiustando un po' tutto. Io qua sono pronto, non so se si vede la moneta. Ok, allora facciamo così, per il sorteggio mi metto a schermo intero. Ecco qua. Ok, allora aspetto che si aggiorni un attimo la live. Ok, bene. Sta cadendo tutto. Scusate. Aspetta. Vai pure, perfetto. E allora, nel frattempo che la live si aggiorna. Ok, vai pure. Vediamo un po' se qui. Ok, pare si sia aggiornato. Qua dal computer continuo ad avere delay, dal telefono invece dovrebbe essersi ridotto abbastanza. Sorteggio, ok. Aspettiamo il sorteggio e ci siamo. Allora, non so se riuscite a vedere perché la qualità della webcam è quella che è. Comunque abbiamo un euro. Non è truccata la moneta. Facci vedere la moneta, eccola qua. Testa. E croce. Ok, direi di fare testa, Few News e croce, quelli di Kyaushi Rewind. Si vede? Sto per lanciare, lanciamo. Tre, i soldi, magari Oscar, magari. Vado, vado. E come potete vedere, l'ho afferrata, è uscita croce. Quindi ragazzi, ha vinto quelli di Kyaushi Rewind. Quindi come funziona? Noi adesso daremo la priorità a finire il video, il videomontaggio con tutte queste scene, questi momenti dei video che sono stati purtroppo cancellati dal nostro vecchio canale. Nel frattempo riduco la webcam e torno a controllare. E ciò nonostante continueremo a preparare Few News e in particolare, se voi siete d'accordo, vi faccio vedere alcuni degli argomenti che abbiamo scelto, diciamo, dei quali potremmo parlare nella nostra serie. Ok, allora, se voi siete d'accordo, adesso possiamo comunque fare qualche anticipazione del prossimo video di Few News. Quindi chiedo alla chat sul prossimo video di Few News, ma anche sul prossimo video della nostra serie Broadcast Yourself, perché stanno succedendo un sacco di cose. Quindi vi chiedo, volete qualche anticipazione sui prossimi video? Vediamo.
purtroppo la live non sta andando come sperato, ma non dipende da noi. Stiamo facendo il possibile con la connessione che abbiamo. Sì, ma anche Few News. Oscar, certo, semplicemente tra i due caricheremo prima quelli di Kyaushi Rewind. Ma ci lavoreremo praticamente in parallelo perché ci sono un sacco di argomenti dei quali possiamo e vogliamo parlare. E se siete d'accordo, vi faremo qualche esempio adesso. Del resto potete vedere già un'anticipazione dei contenuti qui sopra, almeno per quanto riguarda internet e le notizie, diciamo, relative a internet. Allora, partiamo innanzitutto da Few News, che era, diciamo, il secondo candidato nel nostro sorteggio del video di oggi. Allora, innanzitutto la prima notizia, il primo argomento del quale andremo a parlare sicuramente è la situazione dei trasporti nel Molise, perché diciamo, dal rientro dopo le vacanze estive ci sono stati già degli aumenti sulle tariffe del pullman del 40%, sia sui viaggi singoli, il biglietto di sola andata, il biglietto di andata e ritorno, che sugli abbonamenti, annunciati, diciamo, da un giorno all'altro. E non solo, ma ci sono una serie di notizie riguardanti i trasporti delle circolari di Isernia, quindi i pullman che diciamo che girano per la città, sono quelli che portano le persone all'ospedale, gli studenti all'università, alla stazione, eccetera. Ebbene, questi pullman a partire da ieri, dal 15 di ottobre, praticamente non garantiscono più il loro servizio perché non, la quota che la regione dovrebbe pagare non viene pagata e quindi